Per Samurai Channel oggi siamo con il maestro Santo Pesenti, fondatore del Sankaku, un trofeo nazionale svolto già da parecchi anni, per una giornata di convivialità al post-lockdown. C'è la riapertura, in Lombardia si riapre, oggi è una giornata di riunione e di spiegazione per quello che è il futuro del trofeo, dell'attività agonistica e dell'attività dilettantistica. Santo, com'è andata? Allora, diciamo la chiusura è stata un pochettino traumatica per tutte le società sportive, lo sappiamo perché non è solo la società sportiva ma anche l'aspetto economico. Per quanto riguarda invece il discorso usuristico, abbiamo cercato di passare questi mesi in varie maniere, ogni società ha cercato di gestire la sua propria piccola azienda, promuovendo allenamenti in online, però è chiaro che manca a tutti i tatami. Oggi sono qua, ho riunito questa tavolata di tecnici con un obiettivo preciso che gli avevo promesso già nella chiusura, dove gli ho detto: e appena avremo occasione a luglio, prima delle vacanze, ci troveremo per guardarci negli occhi. E così è stato fatto. Quello che farai con la nuova attività, in previsione appunto della riapertura delle palestre, degli spazi, hai già in mente un piano di battaglia? Allora, noi siamo qua anche stasera, sono tutti i tecnici che sono qua e vogliamo sentire ognuno di loro quale idea propongono. Oggi abbiamo in tasca esclusivamente una possibilità di un decreto legislativo che ti dice potete fare sport a contatto ma a determinate condizioni, e vogliamo capire un attimino attraverso i tecnici come si strutturerà la palestra a settembre. Oggi luglio-agosto è chiaro che la nostra attività era già per sé stesso destinata a chiudersi, però vogliamo recepire stasera la nuova strategia di ripartire a settembre con le palestre. Sappiamo che sarà comunque difficoltosa, sappiamo che comunque ci si dovrà inventare e inventarci per riuscire a programmare l'attività, però sono anche altrettanto fiducioso e, come si diceva nei nostri commenti precedenti, è bello che noi siamo qua a raccontarlo piuttosto che non essere qua a raccontarlo. L'ultima domanda invece, Santo, è la ripartenza, i decreti, le leggi, pensi sia stato fatto abbastanza da un punto di vista legislativo per farci ripartire o si poteva fare prima o di più? Io credo che siamo presi tutti un po' di sorpresa questo virus e praticamente sono nate tantissime idee, ma in conclusione queste idee non si collimano una con l'altra. Faccio un esempio. Oggi l'attività di contatto, grazie al cielo, la federazione ha messo in atto una sua disciplina, però sta di fatto che come contatto ancora noi siamo soggetti a restrizioni forti, che teoricamente il contatto è ancora la parte finale. Premesso questo, piuttosto che essere comunque chiusi a non poter incontrarsi in palestra, ci è dato un attimino l'attività di incontro in palestra. Ma un mio pensiero, spero e vedo cosa salta fuori stasera, è che le attuale situazione propone più che altro attività agonistica, non l'attività amatoriale che tutti noi viviamo quotidianamente, abbiamo vissuto nelle palestre, è un aspetto tecnico di attività agonistica, questo credo. Premesso questo, siamo fiduciosi, siamo propositivi, bisogna essere propositivi in tutti i sensi, e sicuramente bisogna arrangiarsi. C'è un detto realistico che dice che il negativo si lamenta per il vento perché non c'è, il positivo spera che cambia, ma il realista dice aggiustiamo la barca. Quindi stasera vorremmo concludere anche noi, cioè trovare una soluzione per dire dobbiamo andare avanti con delle idee, con delle proposte.